La visita nella sede di Cotabo del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti è stata l'occasione per rendere evidente l'impegno della principale cooperativa dei tassisti bolognesi per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Un impegno che per Cotabo è prioritario già da molti anni e che vedrà il coronamento con la costruzione della nuova sede in via Stalingrado, una struttura in classe A per quanto riguarda il consumo energetico, che sarà realizzata con un investimento di 1,7 milioni di euro. Cotabo è una realtà importante di Bologna per una città che vuole puntare sul turismo, che vuole puntare sulle sue eccellenze economiche. Penso alla fiera, all'aeroporto, penso a Fico che aprirà fra poco. Il servizio dei taxi è un servizio essenziale per lo sviluppo della città e Cotabo non c'è dubbio che sta svolgendo questo servizio in maniera eccellente. Il parco veicoli di Cotabo è composto da mezzi con un'età media di servizio di poco superiore ai 3 anni. Il 37% dei mezzi della flotta Cotabo è a bassa emissione, 130 veicoli ibridi, 50 a metano e 20 a GPL. Dal 2010 Cotabo si è dotata di un impianto fotovoltaico, che sarà montato anche nella nuova sede, che ha prodotto 80.000 kWh destinati al fabbisogno interno. Nella sede attuale è presente un impianto di lavaggio con riciclo del 90% dell'acqua utilizzata, ed un impianto interno di distribuzione di metano per incentivarne l'uso tra gli associati. Questo, diciamo, è ad oggi sostanzialmente aggiornata quella che è un po' la flotta delle auto di Cotabo, dove vedete sostanzialmente in verde che si è spostato in maniera molto importante, siamo oltre al 35-38% circa, la tipologia di carburanti verso il metano, le auto ibride e il GPL. Oltre che sull'attenzione all'ambiente, Cotabo negli ultimi anni ha puntato con massicci investimenti sull'innovazione tecnologica. La cooperativa bolognese è dotata di un modello di dispatching, ovvero gestione delle corse e sistemi di rendicontazione tra i più avanzati in Europa. Inoltre, gli associati accettano pagamenti con i principali sistemi di pagamento elettronici, Bancomat e tutti i circuiti di carte di credito e non solo. Cotabo con TaxiClick è stata tra le prime realtà in Europa a dotarsi di un'app per chiamare gratuitamente un taxi ed è partner di AppTaxi, il consorzio tra i principali radiotaxi italiani in grado di superare la frammentazione esistente e offrire all'utente un solo sistema per la prenotazione ed il pagamento del taxi nelle principali aree metropolitane italiane. TaxiClick, cioè questa applicazione che consente autonomamente da uno smartphone di geolocalizzarsi, prenotare un taxi volendo annullarlo e soprattutto vedere dov'è il tassista in avvicinamento, così diciamo viene meno anche l'ansia sostanzialmente di dov'è il tassista, starà arrivando o non starà arrivando. Cotabo ha sviluppato una serie di servizi per la clientela business, aziende, professionisti e hotel che hanno a disposizione sistemi per prenotare un taxi in maniera rapida e senza passare per l'operatore e strumenti avanzati di rendicontazione e fatturazione. Noi siamo da sempre attenti ad avere una flotta con delle caratteristiche a basso impatto per la città. Investiamo risorse, i nostri sono soci che hanno sempre dimostrato grande attenzione e grande responsabilità, per cui quella è la direzione che abbiamo scelto e sulla quale continueremo a muoverci. Cotabo è la principale cooperativa di tassisti dell'Emilia Romagna, associa 550 tassisti sui 706 operanti a Bologna. Nel 2014 la centrale radiotaxi di Cotabo, attiva H24 per 365 giorni l'anno, ha gestito 1.342.102 chiamate in entrata.